Ok? Andando che poi in giro, ragazzi, le fabbriche mi caricate intanto. Sta caricando, da qualcuno sta caricando. Sta caricando la vostra raga, raga, occhio! È uscita l'espansione di Sea of Thieves dove c'è questo squalo grosso, ma grosso forte, chiamato Megalodonte. Non lo trovi in giro a caso, lo trovi solo se fai determinati passaggi per richiamarlo. Ve la spiego alla velocissima perché sennò non capite una mazza. Devi andare da questo pelato, che è un tizio che sta su un'isola, ti dà un megafono. Per evocare il Megalodonte bisogna essere in 5. La quinta persona la devi reclutare tra le ciurme degli altri pirati che trovi in gioco, sperando che non ti sparino in faccia quando gli chiedi aiuto. Esiste questo oggetto che è un megafono, che serve per parlare con le altre navi e dire aiutateci a evocare lo squalo. Una volta che siete in 5, quindi potete evocare lo squalo, tornate dal tipo pelato che vi dà un tamburo. Dovete portare la sua musica e non smettere di suonare finché non arrivate in un preciso punto della mappa. Tutti e 5 vi mettete a suonare quella melodia e richiamate il Megalodonte. È un casino, ve l'ho spiegata proprio velocissimo perché sennò non capite una mazza in tutto il video. Detto questo, buona visione. Io vedo un pelato nel menu, raga. Ma perché? Ecco, mi ha sparato. Eccolo! C'è un tipo seduto al bar. Togliti. No, io non c'ho il tipo al bar. Ma è svenuto con la birra. È lui che ci deve dare questa, ma sei sicuro? Sì, è lui, è lui. Ma sviene con la birra in mano. Appunto, un pirata. Non mi sembra tanto affidabile. Mi scusi, guardalo. Pietro, ti prego, guardalo. Non si regge in piedi. È a posto? C'è un tizio conosciuto come Merry Merrick. A sud-ovest di Shark Bait. Okay. Devo andare a sud-ovest di Shark Bait Core. Aspetta, che io sto ancora. Sono già sulla nave. Io sono già in auto. Sono già in autostrada. Come si fa? Perché a me fa parlare bassa questo tipo. Ci sono dei barili esplosivi davanti alla nostra nave. Che se andiamo avanti, cadiamo subito. Al posto di parlare di barili, per raccogliere le cose che ci servono. Ok, ti fatti vedere lui. Bella, oh, fermi, dai! I barili davanti, invece di pensare ai barili, pensa alle altre cose. Prima di salire sulla barca, cosa ti ho detto? Abbiamo dei barili davanti. Chi sei tu che ne hai fatto di Lorenzo? Aspetta, aspetta, come vecchi tempi, Dove sei? Chi è che è stato sparato via? Io mi sono sparato su un'isola, non mi sono sparato in alto, però va bene. Sto andando sull'isola, raga. Non vedo davanti, perché... Stai andando addosso? No, 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 tranquillo, vai avanti, non c'è niente. Dove sei? No, no, no! Come non c'è niente? Ah, raga, c'è uno scoglio, fermi. Ma sei scemo? Ok, vai. Hello, guys. Cos'è sta roba? È un megafono. Ma cos'è? Come fai a trovare un megafono? Te lo danno per parlare con le altre navi e chiedere aiuto. Vai, vai, chiedi aiuto tu alle altre navi, ti prego. C'è una nave, fermo! A sinistra! Andiamo. Can you help us? Kenny West? Kenny West? Dai, no, io non posso portarlo. Tremano un po' le gambe. Hello, guys! Can you help us with the megalodo? Megalodo. Megalodo. Non te in inglese, ma si dice megalodo. Eccolo, eccolo, sta lì il tizio, sta lì. Hey, hey, man! Hey, brother! Hey, brother! Aspetta, gli vado a urlare un megafono da un Hey, brother, sembra che gli devi spacciare della droga. Hello! Hey, man! Can you hear me? Sì, ma gli devi... Li devi urlare in faccia col megafono, non sei. Quello che sto facendo. È Hello. Sordo. Where are you from? Can you jump on our boat? Ma non sei. Dille di metterlo nell'orecchio che gli arriva più audio. We can't hear you, man. Cioè serve aiuto. Mima la parola aiuto. Mima la parola aiuto. Help. Us. Allora, ci serve. Ecco, ecco. Beh, lo vedo è sveglio almeno. Un tipo sveglio. Hi, we need help to take the big fish. Raga, stiamo andando. Regala ancora. Fatta ancora. C'è un uomo. Aspetta, zitto, zitto, che sta fischiettando. È Sick Luke. Senti che beat. Accetta megafono. Mi ha dato il megafono. Dove lo prendo? Come si fa? Allora, all'inizio mi dà solo il megafono. Poi dopo mi darà il tamburo. Eccolo! Mi senti? Grazie! Mille! Attento al tamburo di musica dal profondo. Fammi vedere. Eccolo! Dobbiamo prendere il ritmo da lui e portarlo sulla barca. Vabbè, avete tutti il tamburello, basta che uno lo porti sulla nave. Ce l'ho io, ce l'ho io. Ce l'ho, potete venire pure con la sirena volendo. C'è qualcuno che è sulla nave che ha la musica? Io sono da 20 minuti. Ho il dito in cancrena. Qualcuno è sulla nave con la musica? Io! Okay, come. Allora, dobbiamo ancora partire. Ridi, poi vedi quando se perdo il ritmo a un centimetro dall'evocazione dello squalo. Ridi poi. Fatti incazzare. Ma loro pensa che dovrebbero venire con la loro barca. Mi chiamo questo fottutissimo canto. Andiamo a evocare sto pesce. Io vado con loro, ok? Vai con loro.
Vogliamo entrare per fuori l'aria, ho paura, ma lì tipo sì. Mi scivola il dito. Io faccio il backup. Esatto. Il backup della canzone. Sì. Non perdere il ritmo, Lore. Adesso è il Ciran, dai. Tieni la musica, devo vedere la mappa. Ok, vai. T26 dovevo andare. Perché T26? Perché la T è il nome della sua amata, 26 non l'ho mai capito. Lo dice, ma non ho capito com'è. Dobbiamo andare... il 26. Cioè, il megalodonte è ai limiti del mare. Sul 26, sì. Sulla T. Canzone brutta, poi. Dovrebbe partire tipo una musica epica quando arriva lo squalo. E beh, almeno quello. Almeno quello. E poi muori. Tutto sto casino per far arrivare uno squalo gigante che ci ammazza. Beh, sì, siete in gela. Raga, tirate l'ancora al 3. Aspetta, l'ancora al 3. Vai. Vado. Vai, tirala. Vai. Ci siamo dentro. Ok, lo defencato. Ora dobbiamo suonare tutti e 5. Sì, sto arrivando. Prendi il tempo, Lore. Dai, il ritmo. Tutti e 3 l'avete? Perché mi fa malissimo la mano, lo giuro. Ci siete, vi vedo, arrivate. Sono 10 minuti. Sono siamo in 3, dai, venite anche voi, facciamo in One Direction. Stiamo guardando la nave mentre stiamo suonando e mi fa malissimo la mano, vi prego. A te fa male la mano. Ok. Ci siete? State suonando? A te no. Andiamo tutti sulla punta della barca. Ok. No, dovete stare appiccicati qua, raga. Occhio! Ecco, partito! Oh shit! Raga! Sta partendo! Cosa? Dietro! Ma cosa c'è? Dietro! La vedi la pinna? Basta, potete smettere! Ah, è vero! Potete smettere, prendete le armi, sparate io! È grosso! Ciao! È grosso, amici! Raga, cosa bisogna fare? Bisogna colpirlo? I cannoni, piede le palle! Piame palle! Eccolo qua, a prua, a poppa. Quando carica la nave dovete sparargli in bocca. Madonna, ma è grossissimo. Bravo. Sta caricando, da qualcuno sta caricando. Sta caricando la vostra nave, raga, occhio. Porca vacca. Cosa ho visto, che brutta roba. Porca ciavacca, occhio che sta qua. Sta qua. Aspettate che carica per sparare. Aspettate. L'ha beccato. L'ha colpito. Quella grossa. Occhio, sta caricando. Gli sparo. No, aspetta, scarica! Ok, l'ho colpito. L'ho colpito anch'io. Madonna, che male mi ha fatto! Che malissimo! Ha buttato giù dalla barca, cazzo. Ah, qua. Gli si può stunnare in qualche modo. Regà. Ah, va, sotto, per fuori, sotto. Sì, arrivo. Arrivo mi del ha fare. Fatto un male. Anche a me ha fatto malissimo. Ok, acqua a posto. Ma non lo batteremo mai, raga, è gigantesco. Dobbiamo sparargli quando ci carica. Sì, vi sta per ricaricare, attenti. Penso almeno due palle di cannone quando carica. Carica fuori. Eccolo. Bravo. No, ma non che male. Arca vacca. Oh. Anch'io sono qua, che brutta roba. Scappa. Madonna, questa è la mia più brutta fobia, raga. Ci sono tre buchi. Stiamo scendendo. Questa è la mia fobia più brutta nell'oceano. Trovare un megalodonte? Dove sei? Ok, lo vedo. Questa musica dello squalo, tra l'altro. Moschetto, oddio, c'ho il fucile al cecchino con la bottiglia. Oh, sta puntando. Sta caricando, non lo vedo. E qua per me? Madonna, no, raga mia. Non stunnarlo. Io l'ho sparato addosso. Ma come si fa, raga? È impossibile da fermare quel coso. A me ha ucciso. Ah, raga, non va bene così, Non riusciamo a stunnarlo. Ho colpito. Ok. Carica. Non riesco a beccarlo. Ma raga, ancora? No, ma raga, è difficilissimo questo. È fortissimo, è fortissimo, veramente. Occhio, l'altra nave. Sparate. Colpito. Okay, no, si carica da là, okay, non riprendo. Peccato. Però ha beccato l'altra nave. Raga, fermi. Madonna, quanti siamo. Occhio. No, ma raga, non è possibile. Che dolore. Oh, ecco qua. Sto sparando. Peccato. Fisciato, cazzo. Beccato due volte, vai. Sta caricando. Carica tutto. Madonna, arca vacca. E non ho le asse, aspetta. Non servono le asse, devo buttare per l'acqua. Se ci carica. Butto per l'acqua. Siamo da soli, io e te. Porca vacca, l'ho preso. Ragazzi, tornate perché siamo messi male. Sempre spawnati. Non credo siamo messi bene, non siamo messi bene. L'amico arriva con la sua barca. Ok, è chiuso l'ultimo buco. È sparito lo squalo. È morto. Poi è morto, dai. No, raga, non c'è più la musichetta. Ma non c'è più, non c'è più musica. Com'è morto? È morto. Ma va, non è morto. Ah, no, dai. Non c'è niente, raga.
eravate vivi, quindi possibile. Ma va, figurati se è morto così, ce l'avrebbe detto, sono mica scemi. E questa è stata la nostra avventura con lo squalo grosso più grosso. Purtroppo non siamo riusciti a ucciderlo. Se muore lo squalo rimane proprio col corpo morto in mezzo all'oceano e non è stato così. Si vede che è scappato. Non sappiamo bene per quale motivo, credo che siamo morti troppe volte. Non lo so, in realtà non so precisamente cosa è successo, visto che l'hanno fatta ancora in pochi sta missione. Insomma, ci abbiamo provato, sti cazzi. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace anche ai vari social come video nella descrizione. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti e noi ci vediamo. E figurati. Beh, ragazzi.